La bassa, Solferino, ed è buono il pallone di Solferino, fortunoso, pallone che ricade a 20 dopo un rimbalzo strano, ma anche bravo a recuperare tempo e posizione, caccia molto favorevole alla formazione di Corte Emilia al cambio di battuta. Belmonte al volo, Dogliotti carica potente il pallone, va in intra, inutile il tentativo di Bellanti, 15-0 per Dogliotti. Non può far altro che fermare il secondo rimbalzo Solferino, caccia all'altezza dei 38 metri, si va all'inversione di campo, comunque una caccia sicuramente favorevole a Dogliotti e le altre due non impossibili. Dogliotti sta conducendo per 15-0 nel corso del 18° gioco. La battuta di Bellanti nel tentativo di conquistare la prima caccia, Solferino, Bellanti può recuperare e recupera molto bene, adesso il compito a Dogliotti, che sbaglia l'intervento, pallone che prova contro il muro, Solferino ha la possibilità di conquistare la caccia e ci riesce, pallone difficilissimo per Walter Belmonte che non è riuscito a rimandarlo, ma era molto molto difficile. 30-0 per gli ospiti. La seconda caccia ancora più difficile per Bellanti, che però trova una bella traiettoria, il pallone comunque si stacca dal muro, Dogliotti ha la possibilità di replicare, conquista il punto, 40-0 per gli ospiti che hanno la possibilità di agganciare i padroni di casa sul 9 pari. Terza caccia, vediamo cosa riesce a fare Dogliotti, il suo pallone termina fuori, 40-30, evitato l'aggancio per il momento. Entra il volo Dogliotti ma sbaglia il colpo e Re va in intra, 40 pari. Solferino, ottimo il suo pallone, ma Bellanti ancora bravo a recuperare il tempo per questa replica, guadagna almeno 25 metri la caccia all'altezza dei 40. Caccia importantissima per Dogliotti. Al volo, splendido il pallone di Dogliotti, il 9 pari a cosa fatta, splendida. Splendido recupero da parte di Dogliotti dopo il riposo, 8-5 il punteggio sulla sospensione della partita, poi 8-6, 9-6 e adesso 9 pari, la partita comincia praticamente adesso, sono le 18:57 minuti primi, si è iniziato alle 15:30, fate voi il conto da casa, ci sono stati comunque 40 minuti di sospensione per la pioggia. Quando la partita sembrava ormai saldamente in mano alla formazione cunese, la Cassa Rurale Artigiana di Grinzane, che sponsorizza la formazione cortemiliese, è riuscita ad operare questo aggancio e Dogliotti non riesce ad ottenere da Solferino il pallone. O Solferino non l'ha sentito, comunque non era sicuro che Dogliotti potesse arrivare in tempo. C'è questa caccia all'altezza dei 35-38 metri. Ottima la replica di Bruno, bravo Solferino ad intervenire senza commettere fallo in un allungo incredibile sulla sua destra. Seconda caccia all'altezza dei 43 metri. Bellanti al volo, Dogliotti arriva ancora in tempo, bravo Re però,
Solferino e poi Bruno, il pallone rimbalza come in un flipper in uno spazio di pochi metri, terza caccia poco oltre la linea mediana del campo. Dogliotti per la prima caccia, ottima replica dalla parte opposta di Bellanti che mette in crisi Dogliotti e il fallo 15-0 per i padroni di casa. Sbaglia completamente l'intervento Dogliotti, 30-0 per Bellanti. Pallone per la seconda caccia, questa volta Dogliotti centra molto bene il pallone, altrettanto bella la replica di Bellanti. Al volo Dogliotti, Bellanti in leggero ritardo, Grasso ferma e l'arbitro va a verificare dove il pallone è stato fermato. Qualche momento di contestazione e c'è una ammonizione a Grasso, l'arbitro almeno lo minaccia. Vediamo quale sarà la decisione, importante comunque. L'arbitro non se la sente di decidere, va a verificare dalla bandierina, ha posizionato il proprio bastone al punto di caccia, non chiede, sì, chiede la rotella metrica, vediamo, chiede la rotella metrica, verrà misurata la caccia. Ecco, questa è un'operazione non frequentissima ma nemmeno inconsueta. Caccia favorevole a Dogliotti dopo la misurazione da parte di Secondo Buffa, arbitro dell'incontro, ed è il 30-15. Si gioca per la terza caccia all'altezza dei 46 metri. Al volo Dogliotti, al volo anche Bellanti, Grasso deve fermare, sbaglia l'intervento, Solferino la conquista ed è il 30 pari. Replica di Dogliotti, errore di Grasso, interviene ancora fortunosamente per, fortunatamente anzi per i cuneesi, Belmonte. C'era il rischio di un pallone profondo e difficile. 30 pari e caccia all'altezza dei 43. Parecchia tensione tra gli addetti in panchina, errore di Bellanti, secondo errore in battuta di Bellanti, è un errore pesante questo che dà il 40-30 a Dogliotti con la caccia praticamente sulla linea centrale del campo e la battuta in favore del Corte Emiliese. La battuta di Dogliotti centrale. Al volo la replica di Bellanti, Dogliotti è avanzato in tempo e piazza un pallone splendido e bravo ancora Bellanti a colpirlo, ma non può conquistare il punto. Dogliotti effettua il sorpasso, 10-9 per Dogliotti, partita che ha cambiato completamente volto dopo la ripresa dovuta all'interruzione per pioggia. Dogliotti concentratissimo in battuta, scatto a terra di Giribaldi, ferma il pallone, perde un paio di metri, caccia all'altezza di 46. Belmonte, pallone contro il muro, evita il fallo Bruno e c'è questa caccia all'altezza dei 18 metri. Devono recuperare almeno due cacce buone i giocatori del Corte Emilia. Grasso ferma adesso all'altezza dei 47-48 metri e la terza caccia.
si è evidenziato con prima l'aggancio e poi il sorpasso, la riduzione in battuta da parte di Bellanti. Comunque la formazione cuneese riesce ancora a procurarsi una buona caccia in questa ultima occasione. Quattro cacce sul terreno di gioco, si va all'inversione di campo. In battuta Bellanti per la prima caccia all'altezza dei 45 metri. Dogliotti, palla a terra, violenta tesa, impossibile l'intervento alla linea difensiva della formazione cuneese, 15-0 per Dogliotti. La seconda caccia è più favorevole alla formazione cuneese, a meno di una grande replica di Dogliotti che avviene, ma è bravo Bellanti, ancora Dogliotti può avanzare Dogliotti, Bellanti ancora in difesa e conquista! E no, sbaglia perché il pallone di Bellanti esce, scusate nella concitazione non avevo tenuto conto del fatto che il pallone era uscito oltre la linea laterale, ha superato la linea di caccia ma è terminato out, 30-0 per gli ospiti. La terza caccia all'altezza dei 46 metri. Dogliotti, pallone che tocca sul muro, ancora Bellanti in fallo, 40-0 per la formazione cortemiliese. Adesso la quarta caccia all'altezza dei 37-38 metri diventa determinante, ma ci pare che Bellanti abbia perso, oltre che in potenza fisica, anche in convinzione psicologica su questo finale di partita. Il tifo nella sparuta centuria di tifosi che è ancora rimasta nello sferisterio è tutto per Dogliotti. Eccolo Dogliotti che avanza, Bellanti ancora sbagliato la sua battuta, però in questo caso Dogliotti sbaglia la replica ed è il 40-15. Vedete che Dogliotti può sempre avanzare sulle battute di Bellanti che ha perso almeno 8 metri nei confronti del rivale sulla battuta, si difende ancora abbastanza bene al salto, è in ritardo e c'è la possibilità dell'intra e la partita finisce con questo pallone di Giribaldi, 11-9 il punteggio, un epilogo incredibile, un epilogo sicuramente non pronosticabile quando si è andati alla sospensione della partita sull'8-5 in favore di Bellanti. Dopo la ripresa del gioco Bellanti ha mollato, se ci passate questo termine non perfetto in italiano, comunque ha ridotto notevolmente la gittata dei suoi colpi, ha perso almeno 8 metri nei confronti di uno Stefano Dogliotti caricatissimo che credeva anche nell'intervallo, siamo stati con lui nello spogliatoio, credeva ancora nella possibilità di recupero. È bellissima questa immagine, spero che sia stata ripresa dall'operatore Dutto, vedo che era su quel punto con Tardo Cagnasso, il presidente della pallonistica cuneese, è andato a stringere le mani cavalierescamente e molto sportivamente a Stefano Dogliotti che così conquista il suo terzo punto in classifica. Stefano Dogliotti quindi vincitore a Cuneo, sono esattamente le 19:15 minuti quando termina questo incontro con Stefano Dogliotti vincitore su Giuliano Bellanti che comunque ha ancora una volta confermato di essere più che una splendida promessa. Ricordiamo Bellanti ha solo 20 anni ed è riuscito ad andare in vantaggio sul più quotato rivale per 8-5 dopo aver chiuso la prima frazione di gioco sul 6-4. Le immagini di Renato Dutto sul pubblico che sfolla dallo sferisterio di Piazza Martiri a Cuneo sono la conclusione di questo nostro pomeriggio di pallone elastico. Voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento di serata.